Intanto vi ringrazio di questa opportunità. Sentendo prima il cardinale, mi è venuta in mente una preghiera che viene detta a volte nei matrimoni, che dice: vi auguro che possiate accogliere i poveri e i sofferenti che incontrerete nella vostra vita, perché loro un giorno vi accolgono nel paradiso. C'è questa reciprocità di dono. E io sono qui innanzitutto perché sono figlio di una storia che ho incontrato, una storia che è un'amicizia di famiglie che accolgono e che è arrivata a un certo punto a impattare anche la nostra vita. Oggi, 13 maggio, Madonna di Lourdes, infatti, sbaglio se mia moglie è più precisa di me, è 30 anni che è entrata in casa nostra la prima ragazza madre che abbiamo accolto, che poi è diventata la nostra figlia più grande praticamente. E per cui è una storia che si radica nel tempo, si è sviluppata negli anni. Dicevo che sono figlio perché io non avevo in mente di accogliere quando mi sono sposato, però a un certo punto ho incontrato qualcuno che lo viveva e che riverberava così un'esperienza che io facevo dentro la comunità cristiana. Noi abbiamo incontrato l'esperienza del movimento ICL, abbiamo incontrato Don Giussani e in lui abbiamo, come dire, impattato la sorpresa della bellezza della fede e la pienezza umana che ne nasce. E questo chiaramente ha toccato anche la nostra vita, la nostra famiglia. Non pensavo di accogliere perché ci sono arrivati tre figli, uno attaccato all'altro, e mia moglie non stava tanto bene e avevamo un certo ritmo impegnativo. Eppure questa amicizia di famiglie che aprivano la loro casa c'entrava con la nostra vocazione. C'era qualcosa in essa che ci sorprendeva. E io sono qui perché sono figlio di questa sorpresa e di questa gratitudine. E abbiamo fatto poi i gesti che abbiamo fatto, abbiamo provato a fare anche l'esperienza dell'accoglienza e promuovere l'accoglienza nell'Associazione Famiglia per l'Accoglienza, perché noi desideriamo contribuire alla vita della Chiesa come proprio documentazione dell'umanità che dentro la Chiesa nasce. È più bello, è più intensa, è più vera la vita dell'uomo e la vita della famiglia quando si accorge che qualcuno l'ha pensata, l'ha desiderata, l'ha voluta e l'accompagna. E questo qualcuno porta a compimento i frutti che diceva Marco prima, fruttifica nelle nostre povere vite, nelle nostre piccole giornate che non hanno mai nulla di banale. Così è nata Famiglia per l'Accoglienza, per questa sorpresa, questa gratitudine che sia diventata un contagio di famiglia in famiglia. Per cui non sapevo che eravamo la rete più numerosa. Non ce lo siamo mai dati come obiettivo, è stato soltanto un coinvolgimento di famiglia a famiglia per un fascino. C'era qualcosa di interessante, come è venuto fuori anche prima, cioè di fronte a queste cose raccontate, viste, uno dice: ma allora il bene c'è. Allora è vero che il Signore semina la vita della sua presenza e porta a compimento anche le storie più drammatiche e dolorose. Quindi non è stata né una capacità né un progetto né una generosità quella che mi ha portato qui oggi e che mi ha fatto vivere tanti gesti di accoglienza, perché una cosa che mi ha sorpreso è che l'accoglienza si replica. Noi abbiamo incontrato tante famiglie che hanno fatto affidi con i servizi sociali e a un certo punto dicono: abbiamo dato, basta, cioè abbiamo pagato il nostro obolo alla società, cioè ci siamo complicati la vita per 2 o 3 anni con tutta la provocazione e la fatica che c'è, adesso basta, lasciateci un po' in pace. Io invece ho visto che la cosa che uno vive a partire da ciò che l'ha generato si rinnova. Uno magari non può più fare accoglienza, ma la dimensione dell'accoglienza è entrata nella sua vita, cambierà il modo con cui affronta il suo lavoro, affronterà il vicino di casa, guarderà l'anziano che ha in casa, il genitore che diventa vecchio, comincerà
a generare una modalità nuova di stare nel mondo. Che mondo siamo oggi? Io non sono un esperto, io faccio il pediatra, non sono mai promesso di fare il sociologo, per cui e neanche il magistrato o il giudice o il giurista, quindi certe tematiche le imparo da voi, ho imparato da Marco tante cose con il servizio che lui porta avanti nel tavolo nazionale al Fido. Noi abbiamo imparato tante cose, ci siamo trovati a cogliere come quello che vivevamo doveva essere portato anche ad un livello normativo, anche ad un livello giuridico, anche ad un livello istituzionale. Però questo lo lascio a lui, questo ambito qui. Io ho più delle suggestioni che nascono dalla mia esperienza, da quello che io vedo accadere intorno a me, intorno a noi. Sicuramente oggi siamo in una società in cui i rapporti sono frammentati. Credo anche qui da voi. Sicuramente io sono di Verona, da noi è come un disastro, come un tarlo che mina la vita delle persone. Per cui questa atomizzazione delle persone e questo modo di affrontare la vita fatto di piccole soddisfazioni, ognuno arroccato nelle sue piccole soddisfazioni, che ha generato una fragilità. Io quello che vedo è questa grandissima fragilità, una fragilità delle persone, una fragilità degli adulti, per cui i figli diventano la ragione della vita, ma intesi quasi come il loro bambolotto. Non c'hanno la cioè sono ripiegati su questi figli e incapaci di tirarli grandi, cioè di tirarli in una ragione per cui vale la pena vivere e non giocare con la vita, non essere pieni di videogiochi o di piccole soddisfazioni. E detto questo, una grande delega. Credo che oggi siamo in un momento in cui più la gente delega, prima dicevi tu, appunto, bisogna prendere l'iniziativa, coinvolgersi. Ecco, siamo in un tempo in cui è facile vivere una grande delega. Qualcun altro deve pensare al mio bene, qualcun altro deve difendere i miei diritti, qualcun altro deve prendersi cura del mio benessere. E quindi una grande lamentela. Mai come oggi la gente si lamenta, mai come oggi per certi versi siamo stati bene. Ma questa grande fragilità non ha risparmiato i punti essenziali della vita, non risparmiando la persona, riducendo la sua attesa. Don Giussani parlava sempre del senso religioso, della domanda infinita con cui l'uomo nasce, di questo bisogno di bellezza, di verità, di giustizia, di infinito, con cui uno intraprende qualunque azione, dal lavoro alla famiglia, all'avere i figli, ai rapporti degli amici, cioè uno in tutto quello che fa gioca la sua attesa di felicità. Ma se questa attesa viene continuamente ridotta a qualche piccola soddisfazione, se questa attesa viene frammentata, ciascuno dentro un grande regista che pretende di darci la soddisfazione ci lascia soli, allora anche i luoghi più cruciali diventano smarriti. Io vedo un grande smarrimento della famiglia. Io con realismo dico, ma da dove ripartire? Sono importanti sicuramente le battaglie, i valori, le normative, ma io vedo che la gente non si sposa più. Io ho un terzo dei bambini che vengono da me, sono mica figli di sposati, cioè gente che dice è un fatto privato, fa bene lui, ci vogliamo bene, facciamo un figlio, ne facciamo due, una cosa nostra. Allora, dentro a questo contesto, che cosa dice, che cosa porta una famiglia che accoglie? Io credo che sia fondamentale questa testimonianza di una bellezza e di una umanità compiuta, le chiamate oasi dentro a un deserto, ma chi le incontra, incontra qualcosa e se ne può lasciar toccare, non le farà lui. Non farà la stessa cosa, ma guarderà quello che le ha generate e questo diventerà parte della sua vita. Io credo che quando penso a cosa porta una famiglia dentro a questa società, una famiglia che accoglie, a me vengono in mente decine e decine di volti, di storie, di persone, perché io è quello che ho incontrato, è quello che abbiamo portato nel mondo. Domenica scorsa ero alla prima comunione di un bambino di colore
figlio affidatario dalla nascita di una nostra famiglia, adesso fa la terza elementare. C'era il papà, c'era suo fratello nato dalla nuova compagna, c'era suo fratello nato da un'altra compagna che lui aveva avuto in Africa, c'era la sorella nata dal compagno della madre, e c'era questa famiglia affidataria con tutti i suoi figli e le sue figlie. Era una festa. E io ho detto: ma guarda cosa vuol dire l'integrazione. E questo papà, con tutte queste storie di colore, che mi fa: mio figlio è un grande calciatore. Io ho detto: beh, gioca bene a calcio. No, non intendo quello, è che è una bella persona. Ma per essere una bella persona bisogna avere un grande allenatore, e l'allenatore suo è la mamma di questa famiglia affidataria. O la psicologa di un centro di accoglienza di pubblico che c'è, di un istituto che c'è a Padova, che una volta al nostro incontro, siccome uno dei suoi bambini con handicap è stato appreso in affido e in adozione adesso da una nostra famiglia, diceva: io vi invidio, ho passato la vita a cercare di costruire qualcosa di buono. Lei è profondamente laica, eppure questi incontri con questi bambini con handicap mi hanno sfidato sempre. Io sono triste, tutto il mio tentativo non è riuscito, cioè io do un pezzo ma il loro bisogno è più grande. Io ho un'invidia verso di voi, perché voi qualunque cosa fate la mettete in un'esperienza che la compirà. Voi siete in rapporto con colui che compie la vita di questi bambini. Io non ci credo, ma lo vedo nelle vostre azioni. Allora, io credo che una famiglia che accoglie porta dentro il mondo questa cosa, che ogni persona merita di essere abbracciata senza misure. C'è un abbraccio che è l'affermazione del bene dell'altro al di là di ogni comportamento ed errore. E che la gratuità è l'unico modo di un rapporto degno dell'uomo, perché solo così riconosciamo in lui un valore infinito che gli ha messo colui che l'ha creato. E che l'accoglienza in famiglia ha delle caratteristiche particolari, è totalizzante, perché nasce da un'accoglienza totalizzante che c'è tra marito e moglie. E l'accoglienza, e la famiglia porta questa accoglienza come testimonianza. Noi accogliamo perché siamo accolti, non l'avremmo mai fatto da soli, non lo potremo continuare da soli. Ne avremo perso le ragioni, ci saremmo smarriti, avremo perso paura di certe situazioni incontrate. Ma se noi per primi siamo accolti, ecco, allora teniamo. Facciamo quella cosa che anche i servizi sociali, a volte con meraviglia, dicono: ma le vostre famiglie tengono. Le vostre famiglie si rendono disponibili a nuove accoglienze anche quando hanno fatto tanta fatica. Ma perché? Noi ci aiutiamo a riconoscere questo bene che accade pur in mille difficoltà. Una volta abbiamo chiesto a colui che guida il movimento oggi, che si chiama Carron, come si fa a tenere viva un'esperienza oggi, come si fa a riscoprire la freschezza dell'origine. E lui ci ha detto: bisogna che ogni famiglia, delle vostre famiglie, si senta abbracciata ed amata in un modo così grande e sorprendente che ne sia pieno di gratitudine. Allora, il primo compito oggi è quello di esserci. In un mondo in cui la vita è così ridotta, esserci e far vedere che la vita è piena di un significato e che ognuno vale, e che anche il dolore e la diversità si possono vivere e ci possono far crescere. Sono strade e non obiezioni alla vita. E l'altra cosa è di esserci con consapevolezza, con umiltà per quello che portiamo e per quello che viviamo. Ma a volte si pecca di sottovalutazione. Invece pensate a cosa viene fuori da chi vive la condivisione, dai ragazzi che la vedono vivere, i nostri figli naturali per esempio, da una persona che ha ad essere educata. Come cresce una persona così e come cambierà il suo mondo, piccolo o grande che sia. Che cosa dicono le storie di associazioni come le nostre? Per cui c'è stato questo riconoscimento. La prima cosa è che l'accoglienza è un'esperienza da condividere tra famiglie, in cui ci si accompagna. L'altra cosa, quindi il metodo della compagnia tra famiglie. L'altra cosa è la sfida della testimonianza. Anche noi, come avete fatto voi prima, quando uno fa un gesto di accoglienza, magari prende in casa una persona soltanto per dargli da mangiare perché è il compagno del suo figlio e non è la mamma che può prendersene cura del pomeriggio, gli diciamo: valli a raccontare,
raccontala, rendiamo queste storie incontrabili, perché se noi ci lasciamo incontrare, ci lasciamo vedere, questo diventa una strada possibile anche per altri. Non la faranno l'accoglienza, ma questa diventerà come dimensione della loro vita che li cambierà. Ecco, questo è quello che come dire, caratterizza un'opera come la nostra. La coscienza anche che un'opera è al servizio dell'esperienza e che quindi chi la vive, chi la mette in piedi, deve essere totalmente dedito a servire ciò che accade, ad ascoltarlo. Tutto vale, le fatiche, i successi, i fallimenti che sono in realtà apparenti, le domande, i dubbi. E lo scopo per cui siamo nati, una famiglia per l'accoglienza, perché un'opera nasce, è che sia buona l'esperienza per chi la vive, perché se è buona per la famiglia che la fa, sarà buona anche per chi ne ha accolto. E il metodo è la condivisione anche della responsabilità. E da lì nascono tutti gli strumenti, voi ne avete fatti tanti, anche i momenti di autoaiuto, i bollettini, gli incontri pubblici, i rapporti con le istituzioni, le grandi reti, queste storie che sono delle grandi reti. Per esempio, alcune di nostre famiglie come le vostre hanno detto facciamo una casa famiglia, facciamo diventare qualcosa di istituzionale, di riconosciuto, la nostra accoglienza familiare. E così noi come associazione abbiamo messo in piedi una piccola opera che si chiama Dimore, in cui le nostre case famiglia, adesso sono 10, altre 3 stanno vivendo, vengono sostenute in tutti i loro passaggi. Innanzitutto in una cosa fondamentale, una casa famiglia è un luogo che nasce attorno ad una famiglia, un marito, una moglie, dei figli, che vivono la loro vita normale, che si aprono all'accoglienza anche di altri, fino ad essere riconosciuti con tutte le canne e le categorie delle case famiglia che vengono riconosciute dalla regione, convenzionate, eccetera. E un'altra cosa che ci ha caratterizzato è l'attenzione particolare al soggetto. Noi curiamo tanto l'accoglienza come un'esperienza educativa. E chi fa l'accoglienza è importante che verifichi l'esperienza della fede che l'ha generata, l'esperienza della vocazione al matrimonio che sta vivendo, l'esperienza della sua paternità e maternità. E l'accoglienza è una grande occasione di questo. Anche il rapporto con i tecnici, che è importante. Noi per grazia abbiamo incontrato degli psicologi che ci hanno voluto bene o che hanno fatto accoglienza. È sempre dentro a questa soggettività grande della famiglia. A noi non piace dire che la famiglia è una risorsa. La famiglia è un soggetto. La famiglia è qualcosa che va guardato con tutta la sua attesa di bene, di felicità, per il luogo e la dinamica che vive. Non è soltanto lo strumento neanche per fare felice un bambino che è in istituto. Il primo esito è il nostro cambiamento, la crescita della nostra famiglia, e l'altro è la nascita attorno a noi di un popolo. Anche le case famiglia, ma anche le famiglie che accolgono, diventano luoghi, gangli di una rete che genera relazioni nuove, esempi di vita nuova. 3 suggestioni vi lascio. E 3 parole. La prima è questa, che la famiglia è un soggetto prima che una risorsa, ve l'ho detto. L'altra è l'importanza di accogliere il bambino con tutta la sua storia, di tenerla unita, di custodire quindi uno sguardo buono verso la famiglia d'origine che l'accoglie. A casa nostra c'è un ragazzo figlio di una mamma psicotica e di un padre un po' sempliciotto, che viene da 13 anni, lui ha notato il giorno che è venuto, e l'ha voluto festeggiare ogni anno, e viene soltanto 2 volte alla settimana a mangiare e sta lì tutto il giorno con noi. E noi attraverso di lui abbiamo imparato un occhio nuovo sulla sua famiglia, e attraverso la sua famiglia un occhio nuovo su di lui. Non è vero che c'è soltanto la psicosi e la malattia mentale, c'è comunque un'esperienza da guardare, da rispettare e da cui imparare. La terza parola è: oggi c'è bisogno di favorire il legame tra le famiglie. La famiglia non può essere lasciata sola, a qualunque livello, nella pastorale, quando si prepara, i fidanzati, quando si sposa, quando hanno i figli, quando stanno insieme, quando accolgono. E questo noi chiediamo all'istituzione, insieme con voi, che vengano riconosciute e permesso che vivano tutte queste reti e associazioni di famiglie.
Le tre parole finali sono: una è il miracolo. Io questa mattina l'ho visto tante volte nella nostra storia. Un estraneo che diventa un figlio, uno scarto che diventa prezioso, è un miracolo che noi viviamo e che noi poniamo dentro il mondo. L'altra è l'obbedienza. Noi viviamo una umile e calma adesione alle circostanze, alla realtà, e quindi alla non misura. Noi non ci misuriamo. C'è una totalità di disponibilità di fronte a una totalità di presenza, con la P maiuscola, ci diceva Don Giussani. E la terza è il compito. Di fronte alla domanda che pervade il nostro tempo, come si fa a vivere? Noi possiamo rendere dimora il mondo, partecipando a chi incontriamo l'avvenimento che ci è stato dato. E allora, attraverso l'accoglienza di quello che uno riesce e può fare, è l'accoglienza del mistero di Dio che tutto fa. Grazie.